vuol dire ogni cosa che ti QV vuol dire che ti rallenta, che ti fa problemi. A cosa hai detto vai? Tutto per il bene. Non esiste niente che ti tiene indietro, che ti succede un casino, qualsiasi cosa che succede è tutto per il bene. Non esiste neanche solo una cosa. Caro Shulchan c'è scritto Rabbi Nachman scrive Berikutea a Moharan e poi Rabbi Nathan lo riprende Berikutea alla Chod. Scrive che tutto è quello che volevo che portare Berikutea alla Chod. Chi vuole offrire un set al Tempio glielo bracha. E Berikutea alla Chod c'è scritto Rabbi Nathan scrive che riprende quello che c'è scritto che Hakadosh Baruch Hu ha creato il mondo bechesed, vuol dire ha creato il mondo con bontà. Cosa vuol dire? Voleva far vedere la sua bontà a tutto il mondo. Hashem voleva vedere, far vedere a tutti che era buono. Hashem voleva far vedere a tutto il mondo che era buono. Tutta la creazione è stata fatta perché voleva far vedere che era buono. Achshav, se eravamo vicino a lui, non avevamo questo mondo, questa olam, abbiamo detto che viene dalla parola ne'elam, vuol dire che il mondo viene dalla parola olam, che vuol dire mondo, viene dalla parola ne'elam, vuol dire nascosto. Il fatto che Dio si è nascosto è tutto, in modo che puoi riconoscere che lui fa del bene. Se abbiamo detto che se non avessimo idea di cos'è il buio, non avremmo potuto mai capire di cos'è la luce, giusto? Quindi di continuo tutto quello che succede nel mondo è tutto chesed, è tutta bontà di HaKadosh Baruch Hu. L'abbiamo detto credo l'altra settimana, abbiamo detto che una delle cose quando è uscito Rabbi Shimon Bar Yochai, è uscito dalla grotta, abbiamo detto che ha visto un cacciatore che cercava di prendere un uccello e gli ha detto, ha sentito l'urlo chesed, vuol dire bontà. Cioè, ha detto ma addirittura anche un uccello per essere salvo da una freccia ha bisogno che in cielo dicono chesed, vuol dire che dal cielo hanno bisogno di dire bontà, che hanno bisogno di dire dal cielo anche bontà. Allora Rabbi Shimon ha detto, se HaKadosh Baruch Hu sta attento e manda la bontà, addirittura anche un uccellino, sicuramente ogni persona fa così. C'è scritto che appena ha detto così, gli è venuta la voce che è morto il re di Roma, è finito tutto quello che lo cercavano, volevano ucciderlo e tutto. Nel momento in cui una persona si rende conto, ma abbiamo detto non solo nel cervello ma lo porta fino al cuore, che tutto quello che gli succede è per il bene, nessuno ti vuole più uccidere, non hai più nessuno che ti corre dietro, è finito tutte le robe. Abbiamo detto che Rabbi Nathan chiede, ma Rabbi Shimon non lo sapeva? No, lo sapeva nel cervello, lo sapeva. Noi tutti lo sappiamo nel cervello, non tutti. Ci sono persone che devono arrivare, hanno delle discussioni. Dopo un po' che una persona studia, Baruch Hashem, si avvicina a Rabbi Nachman, si avvicina alla Torah, inizia a rendersi conto. C'è scritto che HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo per il chesed, per la bontà. Pitom ti rendi conto che Dio fa tutto per il bene, lo sai nel cervello. Il lavoro è tirarlo giù nel cuore. Rabbi Shimon ci ha messo 12 anni, 13 anni, che è stato sepolto sottoterra, studiava con Eliyahu Hanavi, e quindi se noi non ci arriviamo subito, va bene, è normale. Non è una roba che, sai, se non ci arrivi subito sei strano, sei malato, o non sei una persona per bene, no. Rabbi Shimon ci è arrivato dopo 13 anni che ha vissuto come sepolto sottoterra, che abbiamo detto che è come mità, è come se era morto, e come si dice, poi è uscito, studiava tutti i giorni con Eliyahu Hanavi. Noi non abbiamo studiato con Eliyahu Hanavi, ma Baruch Hashem, sai, gli tzadikim tirano giù le idee e noi pian piano ogni volta acchiappiamo a destra e a sinistra. Odapam, tutto quello che noi studiamo è teoria. La pratica è arrivare mamash a sapere che tutto è per il bene. Quando una persona ha dei problemi, che siano di salute, che siano di lavoro, che siano qualsiasi cosa, a Kadosh Baruch Hu dobbiamo sapere che ogni cosa lo fa per metterci come si dice, del bene, a volte per darci degli schuyot, per darci dei meriti. Adesso vediamo, io non ho idea, vediamo poi magari cosa c'è scritto qua, Berikutei Halachot, però iniziamo un nuovo Sefer, un nuovo libro della Torah che si chiama Bamidbar. Bamidbar vuol dire nel deserto, in ebraico Bresev dicono che Bamidbar fa la parola Bemedaber. Cosa vuol dire Bemedaber? Parlare. Cosa vuol dire? Che con l'Inyan dei 40 anni nel deserto Moshe Rabbeinu ha dovuto insegnare ad Am Yisrael che bisogna parlare con HaKadosh Baruch Hu. Con l'Inyan della Torah e di parlare con Hashem, quello è l'upgrade. Il vero upgrade, così scrive Rabbi Nathan, scrive una cosa che fa paura. Dice che adesso magari lo vediamo, giusto che abbiamo parlato, magari prendiamo la Torah Bet, che iniziamo da quello che parla dell'importanza della tfilà. Ma prima ancora di quello, Rabbi Nathan dice una cosa che fa paura.
dice che la prima Geulah eravamo in Egitto, HaKadosh Baruch Hu ci ha salvato e ci ha dato la Torah tramite Mosè. Moshe Rabbeinu ci ha dato la Torah, abbiamo studiato Torah, adesso grazie alla Torah possiamo connetterci ad HaKadosh Baruch Hu e tutto. Però c'è scritto che dopo che abbiamo ricevuto la Torah, cosa abbiamo fatto? Siamo andati di nuovo in Galut, siamo andati di nuovo in esilio. Quindi vuol dire che la Torah è basta? Non c'è bastata per rimanere saldi verso HaKadosh Baruch Hu. La cosa che ti rende saldo vicino a HaKadosh Baruch Hu, cos'è la tfilah? Parlare con HaKadosh Baruch Hu. Mamash parlare con lui. È la cosa che ti attacca a lui più di tutti. Cosa dicono con tua moglie? La cosa più importante, devi parlare. Ci sono quelli che dicono, esci in un shidur. Dicono, com'è? Carina, bella, mi piacciono le scarpe, mi piace come si veste, queste cose qua. La cosa più importante è sapere se ti piace come comunichi con lei. La cosa più importante è parlare con lei, perché oggi ti piace com'è, dopo 2, 3, 5, 8 figli, 10 figli, magari non è come quando ha 20 anni. Quindi la cosa che rimane, mamash, il dibur, la parlata, uno con l'altro. Perché più una persona parla con l'altro, più si unisce uno con l'altro. Con la gnan della tfilà, e mamash, parte tutto, ci sono due tipi di tfilot. Scusa, allora diciamo che il Mashiach verrà e ci insegnerà come parlare con Hashem, perché Mashiach viene dalla parola Messichah, Messichah vuol dire parlata, con Mashiach, la Shin la metti con il puntino dall'altra parte, viene Messichah, vuol dire che ti insegna a parlare con HaKadosh Baruch Hu. Questo sarà il lavoro del Mashiach, e questo c'è scritto che anche è l'arma con cui puoi aiutare il Mashiach. L'arma con cui possiamo aiutare il Mashiach non è quante più cose fai, ovviamente le mitzvot ti devono portare a parlare con HaKadosh Baruch Hu, ti devono portare ad aprire il cuore. Ci sono tante persone che una volta ho sentito una storia, Rav Ferrez raccontava che c'era, non so se Rav Ferrez, raccontavano di questo Ushin, credo che si chiamava, uno tzaddik che viveva a Yerushalayim, che era mamash uno tzaddik, ci sono storie su di lui, a me Asharim, e andavano da lui grandi tzaddikim, perché lui era molto midat emet, vuol dire che era mega vero. Allora una volta che Rav Ferrer ha raccontato che è arrivato un rebbe Mispinke, è arrivato da lui, un tzaddik, il rebbe Mispinke è arrivato da lui, e gli ha detto, e ha portato con lui questo talmid chacham, uno studioso mamash, sapeva gmarot a memoria, mamash, un grande nello studio. Allora appena entrano dentro Bushin e gli dice a Rebbe Mispinke, tu stai fuori, tu stai dentro, lui mandalo fuori. Gli ha detto, Rebbe, questo qui è uscito. Gli ha detto, Rebbe, sai quanto tempo ci ho messo a dire a sto qua? Un talmid chacham, sai, Sazor a memoria, Gomarot a memoria. Sai quanto tempo ci ho messo a portarlo dentro, a convincerlo a venire a vederti, a conoscerti? E lui gli ha detto, tutto quello che ha studiato gli ha messo soltanto altri veli, altri filtri sul cuore. Se lo tolgo, gli ha messo dei filtri sul cuore. Se una persona studia Torah e gli mette altri filtri sul cuore, se lo avotà, non è il lavoro. Tutto il lavoro è prendere la Torah, metterla sul cuore e cercare di aprire il cuore, mettere dentro quello che hai studiato. Sono persone che studiano una cosa piccola, la prendono, mamash, esci, mamash. Sono persone che mamash prendono una cosa piccola, imparano una cosa piccola, diventano infuocati. Una persona un po' di tempo fa mi chiedeva una cosa, come faccio a fare una determinata roba? Vedi, gli ha detto, come si dice, mi dice a mani, ha detto, guarda, io non posso aiutarti. Fai una tfilà, parla con la Kadosh Baruch Hu, scriviti la tfilà. E quello, ogni volta io dico di fare cose, che è la roba più facile. Scrivi la tfilà e parla con lui. Ma 2 o 3 giorni a Bale Nissim. Mamash miracoli, robe allucinanti, successe. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu tutte le difficoltà che ti dà, te li dà perché vuole che gli parli. Vuole che gli parli. Mamash. Quindi tutte le difficoltà che hai è soltanto per aprirti il cuore e parlare con lui. Non solo a noi persone semplici, ma anche alle persone più grandi tzadikim, tutti i nostri padri e le nostre madri, tranne Lea, tutti erano a carot, vuol dire che non avevano figli. Tutte le madri non hanno avuto figli, sarà per 100 anni, tranne Lea ha pianto tutta la vita per altre cose, piangeva perché non voleva sposarsi con Esav, voleva sposarsi con Jacob, aval tutti piangevano, tutti piangevano, okay. Tutte le volte che hai delle mancanze, ci sono dei giuchi, ma tutte le volte che hai delle...
tutte le volte che hai delle tutte le volte che hai dei difetti, dei problemi, delle cose, sono soltanto perché Kadosh Baruch Hu vuole il tuo cuore. Vuole che hai il cuore, capito? Adesso hai problemi, hai paura di una roba del genere. Anche l'altro giorno stavamo parlando. Ah, puoi proprio avere paura. Abbiamo parlato un altro giorno, che anche tutte le volte abbiamo studiato. Rabbi Nathan scrive che tutte le volte che hai paura di qualcosa, è come se dai quella forza, dai forza a quel qualcosa di farti del male. Ma Masham, cosa ti può fare? Oh, bisogna avere paura di Hashem. Ogni volta che hai paura, uno ha paura dei ladri, vengono i ladri in casa. Uno ha paura che lo fregano. Ogni volta. Hashem dice, ogni volta che hai paura di qualcosa, dai forza a quel qualcosa. Si lavora ogni volta, aver paura di Akadosh Baruch Hu, diamo forza a lui. Ma carà. Ce l'ha di adesso bene. Un lupo? Dice che è croccante, sono che è Napoli. No, ragazzi, c'è un giù. Andiamo dentro. Devo interrompere il meno possibile. Sono più. Andiamo avanti, che ci sono persone che da casa anche seguono. Okay. Abbiamo detto che tutte le volte che hai dei problemi, dobbiamo sapere che sono tutti perché vogliono accendere un po' cuore, vogliono accendere un po' cuore per farti pregare meglio. Ma cosa succede? Che la Yetzer Hara, quando hai problemi del genere, cosa fa? Invece di farti svegliare nella tefilà, ti fa arrabbiare, ti fa essere depresso, ti fa trovare dei motivi per non alzare la testa al cielo, dire che a colletto va, che è tutto per il bene. Ma il lavoro nostro, ogni volta trasformarlo e sapere che a colletto va, tutto per il bene. Hashem Rabinata scrive, no, qua Rab dice che ogni volta che una persona... Cosa succede? Che ogni zar, ogni dolore che uno ha, se non lo prendi in questo modo, lo fai ancora più grande. Quindi vuol dire che tutti i dolori ti vengono dai dolori che ti crei tu. In realtà il dolore anche minimo che hai è minimo, è inesistente. I veri dolori te li crei tu. I veri bilbulin, dice addirittura, il bilbul vuol dire quando una persona è rimbambito, che inizia a avere dubbi, a avere casini, non so se è così così, parto tutti da una cosa piccola. E poi cosa succede? Che noi ne facciamo dai bilbulin, facciamo altri bilbulin, dai casini facciamo altri casini. Cioè tutto ce lo creiamo noi, tutto da una roba piccola. Poi abbiamo visto che è un pensiero negativo, abbiamo detto un pensiero negativo è come un cane nell'acqua, un pensiero di contro la Torah, contro Hashem, è come un così scrive Rabbi Nathan, è come un cane, che è una canna dentro l'acqua. Quindi vuol dire proprio una roba che non... inutile, ok? Nel mare, metti un cane nel mare, su quello si costruisce tutto il mondo dello Yetzer Hara. Tutto il palazzo si basa su un cane. Cosa succede? Ti arriva un piccolo pensiero negativo, da lì inizia a dire, per questo mi è successo così, per questo motivo, per quel motivo. Tutto parte da un piccolo pensiero. Allora al lavoro ogni volta sapere che tutto è per il bene. Ci sono persone che invece, non solo ci sono persone, noi siamo così, e di continuo pensiamo che tutto è male. Ogni volta che succede qualcosa, il nostro corpo tende a portarci a dire che è tutto male. Infatti è il... Yetzer Hara vuol dire che ti...
non so come si dice in italiano. Crea. Noi in più diciamo che il rabbinato neanche lo chiama Yetzer Hara, ma lo chiama Medame. Medame cosa vuol dire? Immaginazione. Che oggi lo Yetzer Hara è così fuori di noi, non è dentro proprio, che, però ti colpisce nell'immaginazione. È ancora peggio, perché puoi stare a casa col cellulare, avere immaginazione di fare tutti i peccati del mondo. Ma puoi fare tutti i peccati del mondo oggi col cellulare, neanche devi uscire di casa, col pensiero, fai tutto col pensiero. Una volta la gente lavorava così duro, che non aveva neanche tempo di fermarsi, pensare, dire, no, andava al tempio, leggeva due robe, si addormentava, la mattina doveva andare di nuovo nei campi o commerciare, per esempio. Questo lavoro di continuo, tutto il lavoro che noi dobbiamo fare, dobbiamo collegare quello che sappiamo alla tfilà. Ognuno si può scrivere le tfilot, come si dice, hai dei pensieri, delle cose, scrivi delle tfilot. Io ogni tanto mi scrivo delle tfilot e dico, me le leggo da solo, riconoscerò là, tu che puoi e che fai tutto di tutto, ti prego, dammi sicurezza come se avessi 3 milioni di euro in banca. Occupati di me e della mia famiglia come hai sempre fatto, ma ti prego, fammi avere sicurezza in te. Non mi serve nulla se non lo star vicino a te. Me lo so scritto, adesso me lo leggo per un mese, fin quando è, poi mi scrivo qualcos'altro, mi leggo qualcun altro. Ma scriviti. 3 milioni passi. Appena mi sento sicuro come 3 milioni, ogni volta, mamma, dicono gli tzadikim, anche se sei durante la tfilà, di prendere un pezzo della tfilà e focalizzarti su quello. Lo fai 3 giorni, vedi miracoli. 3 giorni ti va, non so, uno ti chiede un consiglio, oppure tu hai bisogno di un consiglio e durante Arvid dici, quando dici che ti dia un ezzato va, come si dice, che ti dia un buon consiglio. Che quello che studiamo sia anche le Refuash Nema di Eva, Evelina, Batrina, Esther. Di Eitan ben Mora. Mora? Mora. Mora. Sempre Yehuda ben Shantan. Il lavoro, come si dice ogni volta, ha detto di dire che è tutto per il bene. Il lavoro dello Yetzer Hara abbiamo detto che è come il Orer, abbiamo detto l'Orer che è il corvo, ne abbiamo parlato diverse volte, il corvo ogni volta ti dice che è tutto male, Rakra, allora ogni volta dicono che Rakra vuol dire che è il suo suono, così dice Rav Berman, dice Rakra vuol dire tutto male, a col male, così Rav dice che il corvo rappresenta quello che dice Rakra, 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 anche il suo verso. Che cosa vuol dire Rakra? Solo male. Qualsiasi cosa ti succede, no, è il male. No, è il male. E invece i Mekubalim dicono che in posti dove ci sono tanti corvi c'è molta Tumà, e invece in posti dove ci sono le colombe può esserci Kdusha. Ok? Come si dice? Ci sono anche posti dove ci sono tante colombe, non c'è Kdusha. In generale così, perché? Perché i corvi di continuo ti vogliono dire che è tutto male, dove c'è tutto male devi stare lontano, da quei posti lì dove ti dicono che è tutto male ti devi allontanare, perché se no non fa parte di HaKadosh Baruch Hu, non fa parte della Torah, tutto il lavoro che devi fare è sapere che tutto è per il bene. Questo è il lavoro di Israele, il popolo ebraico, questo è il lavoro che devi fare, devi sapere che a quello è Torah, le persone ancora ridono, sorridono, cantano per strada. Israele è uno dei paesi dove la percentuale di felicità è più alta nei paesi del mondo. In guerra la vita costa un botto. C'è questo qua che ha scritto questo libro, non mi ricordo come si chiama, che dice che la percentuale più alta in Israele di felicità, uno non religioso israeliano dice grazie ai religiosi, perché i religiosi non hanno da mangiare, non hanno soldi, però stanno in una stanza, ti metti a studiare Torah. L'altro giorno studiavo con un ragazzo e Gumara si è messa a piangere. Mamma mi ha detto, ma è troppo bello. Mamma di pezzo, dov'è una roba del genere? Ma ha mai aperto i promessi sposi e si è messa a piangere? Dico, sì a fe. Ma mi ha detto un libro. Magari perché non capisci niente. C'è una roba del genere. C'è una cosa che quando capisci una roba di Gumara, che felicità ti dà, no? C'era la storia di questo Rav, non mi ricordo chi era, forse Casoni, non mi ricordo, uno degli tzadikim, che una volta l'hanno preso i russi, l'hanno arrestato, arriva il generale della Russia e gli dice, lo mette dentro, questo generale che l'aveva acchiappato, gli dice, Rebbe, ti ricordi di me? E lui gli dice, no.
Vai, Rebbe, eravamo in Yeshiva insieme. Lui dice, com'è? Dopo due o tre giorni che l'aveva lasciato senza mangiare, il Rav era senza mangiare due o tre giorni, alla fine vede questo generale con sto cibo tutto davanti, che mangia e dice, dai Rebbe, non ti ricordi di me? Fa, no? Fa, io ero in classe con te, eravamo alla Yeshiva, ma sono Yosef. Wow, Yosef, come stai? Ma cosa ti è successo? Perché hai lasciato... Ah, non hai idea, io così cioè, mi hanno mandato al militare, di forza, alla fine sono rimasto dentro, ho iniziato a mangiare quello che non dovevo mangiare. E poi ho detto, guarda, questa è una bella vita, senza problemi, senza svegliare una mattina presto, studiare tutto il giorno, è più comodo, è più... E lui dice, guarda, e vedi invece tu, guarda alla fine Dio come ci ha fatto vedere. Tu, abbiamo la stessa età, tu sei finito qua, sono tre giorni che non mangi, sei in galera. E io sono qua, guarda che ben di Dio ho, e non mi manca niente. Allora chi ha ragione tra me e te? Dio è con te o Dio è con me? E il rabbi ha risposto, Yosef, guarda, hai ragione, sei un grande, ma ti posso dire solo una cosa, ti chiedo una cosa, veramente dal cuore. Io sono sicuro che ti sei divertito in questa vita e tutto, ma una cosa ti voglio chiedere. Ma ti ricordi una volta, eravamo in Yeshiva, gli ha detto... E tutta la yeshiva stava studiando Gumara, Kaha e Kaha, e c'era una kushia, vuol dire una discussione sul Rambam. Cosa intendeva il Rambam? Nessuno riusciva a spiegare quello che diceva il Rambam. Te lo ricordi o no? Ma come no? Gli ha detto, Rav, ti ricordi? Ma come no? Gli ha detto, io sì, ti ricordi che tu hai dato il teruzzo, hai dato la spiegazione di quello che diceva il Rambam, e tutta la yeshiva non era riuscito per tre o quattro giorni a dare una spiegazione. E lui gli ha detto, come mi ricordo, Rav, come ti ricordi tu? Gli ha detto, posso chiederti una cosa, Yossi? Gli ha detto, sì. Fa, tu per tre giorni sei venuto in Yeshiva, avevi il sorriso di 32 denti, appena entravi in Yeshiva tutti ti guardavano e dicevano, oh, quello che ha risolto il problema della Gemara, gli ha detto, che gli ha chiesto, Yossi, da allora fino ad oggi, hai mai avuto una felicità come quella? Gli ha chiesto Rav. Yossi, il generale del militare, si è messo a piangere. Ha detto, mai avuto una roba. Mai avuto. Mangiare quello che vuoi mangiare, ballare, balla quanto vuoi e tutto. Vale una felicità di quello, una cosa che ho capito la Torah. Infatti Ramad Vali, nel libro quello nuovo, quei sette giorni della verità, Bezrat Hashem che uscirà, cosa scrive? Dice che una persona non può studiare tutto il giorno. Cosa vuol dire non può studiare tutto il giorno? Non può studiare tutto il giorno perché sarebbe come mangiare tutto il giorno. Si deve fermare, cercare di capire quello che ha studiato e cercare di metterlo in pratica, ma dice anche di avere nuove idee in base a quello che ha studiato. In base a quello che ha studiato può avere nuove idee e non c'è godimento più grande di capire nuove cose. Rabbi Nachman addirittura scrive che a volte una persona legge in un libro, ognuno ha le lettere gli si mettono insieme. Tu leggi in un libro, quello che leggo io è diverso da quello che leggi tu, anche se le parole sono uguali. A te ti si uniscono le parole in un modo che è diverso da come si uniscono a me. E cosa succede? Che alla fine tu puoi capire delle cose nel libro, dice Rabbi Nachman, che addirittura chi l'ha scritto non sapeva neanche che queste cose qua. Cioè, fai te. Mamash, vuoi capire delle robe che nessuno aveva capito. Aveva detto che un altro punto che dicevo, che quello che voleva dire il corvo di continuo, cosa ti dice? Rakra, rakra, che è anche il suo verso, vuol dire tutto male, tutto male, tutto male, d'accordo? E tu ti devi sempre allontanare da persone del genere. Mamash, ti devi allontanare da persone del genere. Abbiamo detto anche diverse volte che Orev, dice Ramad Vali, che Orev è Gematria Yeshua Nozri, Gesù di Nazareth, d'accordo? Che abbiamo detto che continua a dirti che è tutto male, quello che fai non va bene, d'accordo? Poi diciamo, hanno detto che il Papa ha detto che le nostre mitzvot sono antiche o cose del genere, che dicono che è male, non va bene, non bisogna fare, che ma ti devo ascoltare a te, al corvo? Non ascolto né te né il corvo, non ma niente, vediamo che l'abbiamo detto diverse volte, che tutta la religione cattolica parte da Yeush, vuol dire dalla resa. Cosa vuole dire la religione cattolica? La religione cattolica vuole dire, dicono, guarda, Dio vi ha mandato in Israele, ha costruito il Bet HaMikdash una, due, tre volte, avete fatto i peccati, e si dice, basta. Dai, no? Quante volte ve lo deve dare? Te lo deve dare la terza, la quarta, la quinta, la sesta volta? Sì,
avete sbagliato, lo dite voi, te lo dicono anche loro. Dio allora poi ha mandato un'altra persona con un nuovo libro, così quello che dicono loro. Quindi in pratica abbiamo detto diverse volte che cosa intendono dire loro. In pratica intendono dire che Dio si è arreso di te. Che si è arreso. Cosa faccio di te ancora? Quando inizi a dire, voglio smettere di fumare, smetti una volta, non ce la fai, torni a fumare. Poi smetti un'altra volta. Dopo due o tre volte di solito noi diciamo, dai, basta. No, io ormai sono così. Cosa vuol dire? Quando uno dice ormai sono così, vuol dire che si è arreso. Mi si è arreso se io uscio. Rabbi Nachman ha detto in tutte le lingue, Eni Yehush Ba'olam, non esiste la resa. Non ti arrenderti, non ti arrendere, non essere vecchio. Perché puoi incominciare ogni secondo dall'inizio. Ok, fumai 20 sigarette, inizia a fumarne una in meno. È piccolo, è poco. Ah no, ma è poco. Ah, ho smetto del tutto, non faccio... No, inizia così, poco. Inizia con poco. Ogni volta inizia un poco, perché poco è tanto di... ogni volta mamma sapere che io incomincio dall'inizio, incominciare dall'inizio vuol dire che inizia a far poco. Rabbeinu ci insegna che tutto quello che succede se le tova, abbiamo detto che abbiamo due tipi di tefillot. Abbiamo la tefillah, abbiamo detto che è l'arma del Mashiach. Adesso vogliamo far arrivare il Mashiach, vogliamo dargli forza. Prima stavamo dicendo, mi sa che ci siamo fermati in mezzo a questo quando sono arrivati, perché se davar gadol meon, così grande, abbiamo detto che il Mashiach verrà a insegnarci Messiha, come parlare con HaKadosh Baruch Hu, ed è l'arma più grande che esiste. L'arma più grande che Yehudi ha è la tfilah. La tfilah, una persona, abbiamo detto, ti focalizzi su anche una parola durante la tfilah, per due, tre giorni vedi miracoli. Una persona, mamma, ci inizia a pregare di qualcosa, e HaKadosh Baruch Hu non ha più godimento che vedere che un Yehudi prega di una cosa e dargliela. Mamash, perché vuol dire che proprio stai dicendo, guarda, sei solo tu che fai le robe, sei tu che gestisci il mondo. Ci sono due tipi di tfilot, c'è tfilà e tehilà, giusto? Rabbi Nathan riprende, cos'è tfilà e cos'è tehilà? Tfilà in ebraico, in italiano è preghiera, tehilà credo che sia lode, non lo so. Bene o male. Tfilà, noi dobbiamo sapere che ognuno di noi, ogni essere umano del mondo, nasce con delle mancanze. Come abbiamo detto prima, tutto, come si dice, anche le madri hanno avuto delle mancanze molto grandi, che non riuscivano ad avere figli. Ma ognuno di noi ha delle mancanze. Queste mancanze sono, come abbiamo detto prima, la bontà più grande che HaKadosh Baruch Hu ci può fare. Perché? Perché grazie a queste mancanze ognuno di noi può avere il cuore rotto e parlare con HaKadosh Baruch Hu col cuore. Il fatto che una persona non è sposato, che non ha figli, o che non ha lavoro, o che non ha soldi, ognuno ha una mancanza. Queste mancanze qua, se ti portano a parlare con HaKadosh Baruch Hu, meule. Se non ti portano a parlare con HaKadosh Baruch Hu, vuol dire che lo Yetzer Hara ti sta abbattendo. Il male ti abbatte, ma in realtà tutto il male che ti sembra male non è male, ma è soltanto un messaggino che HaKadosh Baruch Hu vuole che ti avvicini a lui col cuore, perché non assomiglia la preghiera di una persona che ha tutto con una persona che gli manca qualcosa. Non è paragonabile. Non è paragonabile una persona che ha tutto come prega come una persona che gli manca anche solo una cosa piccola, ma per lui è mega importante. Ma vediamo che con tutti i nostri padri hanno fatto tutte queste mancanze che hanno avuto, soltanto per svegliarci. Asciam, cosa dici invece? Sono persone che pitom ti sposi, non arriva il figlio, e inizia a dire, ma Dio non mi vuole bene. Ma Asciam, Dio ti vuole super bene, Dio vuole che... Ma cavala, sman. Una persona si avvicina a Kadosh Baruch Hu, inizia a sentire un po' di Dibrei Torah, pitom non si sposa dopo un mese, due mesi, un anno o due anni che è tornato Becciuva. Inizia a mettere in dubbio, ma Dio mi vuole, ma non ascolta le mie tefillot. No, Dio apposta perché vuole sentire i tuoi pianti, non ti manda moglie. HaKadosh Baruch Hu vuole mamash che prendi, arrivi dagli tzadikim, alle tombe degli tzadikim, arrivi al tempio, alla tefillah, dice riconosci o la ven, racconta solo tu. Apposta per quello, sta aspettando solo quello. Ma tu cosa fai? Ascolti lo Yetzer Hara che dice, lascia stare, vabbè. Chiama questa qua del Shidur, chiama quello, senti Edo, magari conosce una, ma io posso fare qualcosa. Non ho mai fatto un Shidur io in vita mia, uno non l'ho fatto, ma uno, non ce l'ho mai fatto fare neanche uno. Magari si sono beccate due volte, c'è uno, due volte.
cioè già dalla seconda volta ho detto no, ma tu mi chiami a me, ma io, cioè, mi piace che, cioè, mi stupisce anche che la gente si adesso dovevo vedere. Chiamo uno, mi ha chiamato l'altro giorno, Luciano. A Rav Galliani, no, di fa il Rav non c'è proprio. Guarda, mi hanno detto c'è un ragazzo qua che voglio sposare. Non vedo neanche le donne dove le vediamo. Ma Hashem, vediamo solo uomini, e lui non le conosco. Cioè, volendo, farei shibuchim dalla mattina al sera. Diciamo che non è una delle cose che escono a me, bisogna sapere. Ogni volta lo Yetzer Hara viene ti fa arrabbiare con questo, è colpa di quello, è colpa mia, devo, come dice, uno mi ha detto l'altro giorno, fa no, io adesso non posso provare un uscitur perché prima devo andare un po' in palestra, no, devo fare un po' i muscoli, perché sono i muscoli che ti portano la moglie dopo. Vabbè, bisogna cercare di tenersi bene, almeno fino al matrimonio, scherzo, no, per la salute, Val, bisogna sapere che tutto dipende dalle tfilot. HaKadosh Baruch Hu adesso non ti ha mandato i bambini perché vuole che tutti i giorni vai a pregare. Hashem, devi sposare tua figlia, non hai soldi, HaKadosh Baruch Hu vuole che preghi. Tua moglie ti rompe le scatole e non ti fa fare niente, HaKadosh Baruch Hu vuole che preghi a lui. Hashem, tuo marito non ti fa pulire, cioè non fa niente in casa, fai tutto tu, pulisci tu e devi fare tutto per Shabbat. Di grazie, Baruch Hashem, tutta la pavesa, posso fare più mitzvot, ogni secondo, ogni cosa. C'è scritto che Rabbi Nachman, anche quando mangiava, continuava a dire grazie, ingoiava il cibo, diceva grazie. A volte diceva grazie in più delle filò, delle brachot. Ma ci diceva grazie a Shemine della favola, grazie a Shemine, adesso un pezzo di pane, guai. Che vitalità mi dà il pane. Ogni volta diceva grazie. Di un botto di cose, perché abbiamo detto che ci sono due tipi di tfilot. Una, tfilà, la preghiera, è appunto quando hai delle mancanze. Allora, quando hai delle mancanze, vai da HaKadosh Baruch Hu e gli dici, Ribonosciolona, ti prego, riempimi questa cosa che mi manca. Voglio avere $1,000,000. Ti prego, mandami questo $1,000,000. Più uno ha il cuore rotto per quella cosa, più ci pensa di più. Sentivo una volta Rav Schwarzer, si chiama Bilbao, cioè, c'è una persona che può aver vinto la lotteria, no? 50 milioni di cheque, non so quanto è adesso la lotteria, fai finta vinci 50 milioni di cheque, lasciamo sul giornale, tutti sanno che Gabriel Maestro ha vinto 50 milioni di cheque. Che almeno li distribuisce tutti, a me no di più, a cosa te ne fa, diciamo. Esagerato. Asarsha, fai finta che una persona arrivano e dicono: ah, tutti sanno che Gabriel ha 50 milioni di cheque. Asarsha lo dice a me: dice, allora, Bezrat Hashem, almeno una milionata me la girerà per il collo. Bezrat Hashem. Aval, una persona che abita a Beersheba, che ha saputo che anche lui ha saputo che ha vinto un Gabriel Maestro di Ranana. Asarsha, Gabriel Maestro, dopo un'ora, due ore, dopo un giorno, che gli dice: Avale, ma cosa stai pensando? Magari c'ha le scarpe rotte, il motorino rotto, una roba del genere. Dici, ma stai pensando come comprare il motorino? Ma non hai sentito? Dice, sto pensando tutto il giorno, non smetto di pensare a che ho vinto 50 milioni, cosa farò? Ho paura di perderli, devo prendere un ufficio che mi aiuta a gestirli. Ma ne a sé, come si dice? Ho bisogno, come si dice, penso a quello dalla mattina alla sera. Una persona che ha vinto, pensa a quello dalla mattina alla sera, no? Vai a beccare una persona a Rehovot o a Ashkelon e dici, ah, ma hai sentito che quello lì che ha vinto 50 milioni Gabriel Maestro? Ho sentito, chi ci pensa? Cioè, pensate una volta quando l'hai sentito, no? Più uno è lontano dalla vincita, più non ci pensa, più uno è vicino alla vincita, più ci pensa. Ma sotto davvero una persona deve sapere che mamash zachita di essere vicino alla Kadosh Baruch Hu, hai vinto, che sei vicino a Dio, hai vinto. Ashab, non è che hai vinto, è bella lì. Hai vinto Baruch Hashem, adesso hai messo la kippah, hai la barba, hai le peot, bella lì, hai tutto il set che ti serve, ma a sé, devi pensare alla Kadosh Baruch Hu di continuo. Ecco una vittoria, che hai vinto ogni volta. Hashem, ti prego, tazorli, ma l'ho detto, sono venuto qua questo pomeriggio, non so neanche cosa parlare, non ho idea, neanche l'ho letto, non ce l'ho neanche a casa, non lo trovo, il libro Bamidbar, ho detto, non si ne ha la foto. Questo porta di cute alla foto,
Mi hanno portato la Torah con il cutello, ho detto, oh, beh, vale. Eli, guarda, sbagli un mezzo, una scelta, zombie, va, parla tu, Marcio, io parlo. No, questa è la Torah, e sotto c'è il perush di cutella alla fonte, è ottimo. Aval c'è anche di cutella alla fonte. Sotto c'è un avvio. Ogni volta parlare con la calcio fu di una scelta, Zorli, Bese, sono qui, ho bisogno di una mano, mi devi aiutare in questo, Bese, mamma, questa è la fila, è la preghiera. Poi abbiamo detto che c'è un altro livello, che è il livello ancora più elevato, si chiama Tehila. Tehila, tutte e due hanno bisogno di bonenut, vuol dire di ragionarci. Perché devi ragionare quello che ti manca, è pregare col cuore delle cose che ti mancano, ma devi ragionare, pensare. Mi manca adesso questo. Mi devi aiutare tu, perché abbiamo detto che ogni volta pensiamo che è sempre qualcun altro che ci deve aiutare tranne Dio. Il secondo livello, che è il livello rabbinato, dice il rabbinato, scrive che è il livello più elevato, ne abbiamo parlato diverse volte e ne parleremo anche un botto di volte. Teilà vuol dire pensare di quello che hai e dire grazie, ma va mash col cuore. Ma queste persone, l'altro giorno ho visto uno che non muove le gambe. Non muove le gambe, che tu puoi camminare tutti i giorni. Tutti i giorni puoi camminare. Hai mai detto grazie che hai le gambe? Oh, grazie alle mani. Dine, posso mandarti baci, posso parlare. Ecco. Ma hai mai detto grazie di quello? No, ogni volta ti vogliono far vedere quello che non hai. Ogni secondo a Kadosh Baruch Hu ti riempie di regali. Magari la prossima settimana porto di cutia alla foto, studiamo una delle robe che dice che tu a Tachayav. Cosa vuol dire? Che tu devi a Dio un po', ogni secondo che stai respirando, come glielo ridai? Anche se glielo ridai, as Rabbi Nathan spiega Shluchim, che devi ridare a Dio. Parla della tfilà, bisogna arrivare dal suo shalia. Ci vuole qualcuno che porta a lui le tfilò, vuole qualcuno che porta a lui quello che fai, le cose buone che prendi. C'è scritto che Zeh Atzadim. Vediamo, per tornare indietro, vediamo che tutto l'inian del Mashiach è la tfilà. Con l'inian è l'arma che può eliminare tutto. Zeh la tfilà. Am Israele, il popolo ebraico, quando è venuto dentro a Jericho, cosa hanno fatto? Non hanno preso i martelli, hanno spaccato? No. Shofarot, hanno iniziato a fare giri intorno alle mura di Jericho, sono cadute le mura, eliminati. Am Israele combatte con le canzoni, con le tfilò. Cazzo, combatte Am Israele. Fate la cosa più difficile. Vedi, perché l'ego che abbiamo ti fa bloccare, dice no, noi abbiamo il tempio a Tel Aviv dove cantiamo tutti i giorni, e a volte oggi non c'era Minyan, è venuto tardi Minyan, e le persone li chiamano e dicono, ma perché non sei venuto oggi? Mi è difficile, canti e tutto, io ho detto, dove sei andato? In un altro tempio. Allora finiscono dopo di noi, perché non hanno Minyan anche lì, allora ogni volta aspetta quello, invece che alle 9:10 finiscono alle 9:30. Che hai ragione, ma mi è difficile con le canzoni, perché... Non so, il Ben Ishchai scrive che chi canta durante la fila gli si cancellano tutti i peccati. Quindi ovvio che gli è difficile venire. Ovvio che ti è difficile. Questa qua è la settimana degli Esod anche. Gli Esod è il tikkun più grande da eliminare. Tutta la Torah Bet che volevo iniziare a studiare è partito da un sogno che ha avuto, è scritto così in Chaye Moharan. Nella Torah Bet, che è la Torah numero 2 di Likutei Moharan, parla dell'importanza della tfilà. È partito tutto. Però abbiamo iniziato, fratello. Se no andiamo avanti fino alle 9 di mattina. Io non ci sto. Aval una piccola storia. È 50, non iniziamo. Al uomo dei giochi. Ha avuto paura, eh? C'era una volta uno, quando Rabbi Nachman viveva, non mi ricordo, Nedvetka, non mi ricordo come si chiama la città. Dove? Nedvetka. No, non mi ricordo. Viveva in questa città, uno era proprio all'inizio, che ancora non era famoso, non era conosciuto. E uno dei suoi talmidim si chiamava Shmuel Isaac, così scrivono in Chaye Moharan, e dicono che lui una volta... viveva in una città molto lontana da Rabbi Nachman, e una volta aveva avuto un sogno, è andato a dormire e ha fatto un sogno di una persona con una spada enorme, no, si era perso nella foresta,
alla fine vede sto qui con una spada enorme e lo porta dentro in una casa e gli fa vedere una marea di spade e gli dice: fa non aver paura, non ti sono venuto a uccidere, sono venuto a farti vedere le armi, ma perché hai bisogno di quest'arma per combattere. E lui gli ha detto: ok, dammene una. Gli ha detto: no, non posso dartela. Ma perché? Fa perché qua puoi prenderla soltanto chi è a posto con le Yesod, vuol dire chi è a posto col Brit. Chi ha il Brit Metukan, vuol dire chi ha il Brit sistemato, il patto, ok? Quindi vuol dire il tikkun del piacere sessuale. E gli ha detto: e tu non puoi, perché non puoi, devi andare nella foresta e cercare in una casa, c'è una persona che ti può aiutare a fare il tikkun del Brit. E lui gli ha detto: qual è il segno che sono arrivato all'aggiustamento, no? E lui gli ha detto: ti spariranno le nuvole intorno a te. Adesso hai delle nuvole intorno a te, quando avrai aggiustato il Brit ti saranno tolte queste nuvole. Questo Shmuel Isaac c'è scritto che poi allora è uscito da questa casa e ha iniziato a correre nella foresta. E quando è arrivato in questa porta e bussava, fin quando si è svegliato. Charles Zadikin ha avuto un sogno del genere, si è preso così paura e racconta che ha detto: devo andare dal mio Rebbe a dirgli questo sogno perché non so cosa fare. Ha preso e ha iniziato, non aveva una lira, ha raccontato i soldi quelli che poteva, ha fatto una marea di strada a piedi. Poi è andato un po' ha preso il tram con le carrozze, fin quando è arrivato da Rabeno, è arrivato a Nedbetka, quella era la città, e gli ha detto, sempre lì vicino a Breslev, in Ucraina, oggi Ucraina, Russia. Allora gli ha detto, ha chiesto: scusa, sai dove abita Rabin Aharon? Lui sapeva che abitava in quella città in quel periodo. E mi ha detto: Rabbi Nachman, ma che rabbi, quello non è tzaddik, è un bugiardo, un cialtrone, così. Allora lui subito si è allontanato da sta persona, non voleva sentire. Allora quando ha chiesto a altri veseli ha detto: sì, la casa è lì in mezzo. Arriva nella casa di Rabenu dopo una marea, un viaggio lunghissimo, ha detto che in casa non sentiva niente, nessun rumore, nulla. Ha iniziato a bussare, si ricordava che durante il sogno bussava a questa porta, bussava, niente. E lui ha detto: io non mi levo da qua. Ha continuato a bussare. Dopo un'ora che bussava, ha sentito una voce di Rabenu da dentro. Gli ha detto: ma Reb Shmuel, cosa sei venuto a fare? E gli ha detto: Rebbe, ti devo parlare. Fa: no, non ti apro. E se n'è andato, Rabina. E Arshav, Reb Shmuel è stato fuori e ha pianto per un'ora. Un'ora solo pianto. Voglio vedere Rebbe, ma non mi fa entrare. Dopo un'ora e passa, è arrivato una binata, hanno aperto la porta e gli ha detto: entra. Gli ha detto: guarda, gli ha detto, entra anche se sei pieno di nuvole, gli ha detto. Atamalea Nanim. Lui voleva raccontargli il sogno e Rabbi Nachman già gli ha detto: entra anche se sei pieno di nuvole. E gli ha detto: e sappi che veramente non ti meritavi di entrare qua dentro. Grazie al pianto che hai fatto, grazie alla preghiera che hai fatto, ti ho fatto entrare. Così gli ha detto Rabbi Nachman. E poi gli ha detto: rimani qua Shabbat che ti racconto il tuo sogno. E quello che ha raccontato il suo sogno è la Torah Bet, Berikutei Moharan. Tutto parte dal sogno di Reb Shmuel Isaac. E la Torah Bet, Berikutei Moharan, che parla dell'importanza della tfilà e ti dice che l'arma, la spada, veramente è la tfilà, la preghiera di Dio. Zashan poi Rabbi Nachman l'ha rimandato indietro a casa, pensavano che fosse diventato pazzo. Rabbi Nachman gli ha dato un ordine, Rabbi Nachman ha dato un ordine a Reb Shmuel Isaac, lo chiamavano Baal Tfilà. Pregava circa 18 ore al giorno. Pregava. Rabbi Nachman gli ha detto cosa fare. Se ti dice Rabbi Nachman cosa fare, 18 ore al giorno. Dormire. Aval tutta la Torah ti deve portare a aprire il cuore e parlare con lui. Ma mai quello è il lavoro della Torah. Ti deve portare a parlare con lui. Ma
Sai, se hai 10 pagine a memoria, 100 pagine a memoria, e non gli parli? Ma infatti Rabbi Nachman ha detto, chi va con le mie zot, con i miei consigli, quando arriverà il Mashiach, l'ultimo dei miei sarà più grande di tutti i rabbanim. L'ultimo dei miei, ha detto Rabbi Nachman, sarà più grande di tutti i rabbanim. Lama, parla con lui già. Arriva il Mashiach, come dicono a Bebrest, dicono, tutti dicono, Elul, Elul, Ciuva, Ciuva, Ciuva. Rabbi Zak, diceva, e noi abbiamo visto Rabbende, diceva, lasciamo continuare a dire a Elul che dobbiamo fare Ciuva, tornare a Dio, tornare a Dio, non lo facciamo tutti i giorni con tutta la forza. Bebrest lo fai tutti i giorni con tutta la forza, allora Elul cosa devi fare? Mangi un pochino in meno di cioccolato, un po' meno di caramelle, un po' di zucchero in meno nel caffè. Ok? Bezrat Hashem, ci rischia, Bezrat Hashem, di rafforzarci nella fila, ognuno con quello che può. E chi riesce, anche quelli che seguono da casa, poi su YouTube, che preghino per me, David Benadel, Edoardo David Benadel. Ci rischia l'absorbe ciuva, beh, a me, veramente di avvicinarci a Kadosh Baruch Hu. No, non far così come se sono il raviolo più grande del mondo, secondo il mio nome, ma veramente te lo dico, mamash, stam shtuyot, mamash, Rav Galiani o lo Rav Galiani, shtuyot, mamash, sono proprio cavolate, mamash, sono tzadiki, mamale, noi siamo, l'unica cosa, visto che siamo così nella fogna, allora poi, cioè noi insieme studiamo un po' come muoverci nello schifo dove ci troviamo, vale. Ecco, abbiamo studiato una roba molto profonda, lavoro, mamarsi, avvicinarsi allo tzaddik. Uno gli ha detto, Rav, e lui si è fermato e ha detto, guarda, Rav Supreme non tzaddik, mamarsi, anche lui, guarda, io l'adoro perché anche lui zero, lo chiami Rav, mamarsi. Ha detto, guarda, noi facciamo la maggior parte delle mitzvot, se non tutte le mitzvot, perché vogliamo che qualcuno ci veda che le facciamo, prima di tutto. Andiamo dietro a un ravo, no, perché andiamo come una bandiera, capito? Ah, io sono con Rabina, io sono con Rabad, io con... Come una bandiera, come le partite di calcio, mamash, mamash. Giusto, cerchiamo di capire un po' quello che dicono gli tzadikim, una minima, se riusciamo a avvicinarci a queste robe qui, a Valle. Dove siamo noi, dove sono loro, che lavori facevano, questo che ha avuto un sogno, andate a elemosinare i soldi per andare da Rabbi Nachman, pregava 18 ore al giorno. Ci siamo già resi che non potremo mai fare la tfilà come si deve, no? Rabbi Nachman scrive che già tutto il mondo si è già reso che non può pregare come si deve. Tutti sono già resi, apri la midà. La midà, ognuno di noi dice, fare shmonais come si deve piano piano. Tutti dicono, no, non ce la farò mai. Faccio tutto veloce, vado come la città di Pardo. Perché ti sei già reso, in principio. Cioè, no, cerchiamo di fare almeno la prima bracha, o anche la bracha in mezzo, dove ti svegli, ma svegliati. Adesso mi focalizzo su Refaenu. Il Rabbella una volta gli ha detto, Rav, lui ha detto, Rav ha detto, si può anche andare dai dottori. Cosa vuol dire? Si può anche andare... Cioè, bisogna fare istadlut. Vuol dire che devi fare un po' di istadlut nella vita. Vuol dire che tu sforzo. Devi mettere del tuo. Cosa si dice in italiano? Un po' di sforzo. Che un po' di sforzo devi farlo. Vuoi la parnassà? Una minima devi lavorare. Val ha detto, però in verità una persona potrebbe guarire da tutte le malattie senza andare dai dottori. Però ogni giorno dice, quando fai refaeno, almeno 30 minuti sulla brachà refaeno. 30 minuti sul refaeno non andrai mai da nessun dottore. Mai. Ce la fai fare, no, scemo, scemo, tu ci guarisci, ragazzo, tu ci guarisci. A tanto fene, ma vuole che sei il dottore affidabile, non quello che ti manda, sai, arrivi lì, non hai niente, ti dice no, torna tra 3 settimane, ti voglio rivedere. Ma perché? Non ho niente. No, almeno lui tacchi, altro no. Tu dici, prendi questa medicina, almeno lui piglia le percentuali dalla ricetta, piglia le percentuali, per un euro ti può imbottire, lui si piglia un euro sulla cosa, cioè ti imbottisce di medicinale, lui si fa un euro, un euro e mezzo a scala, cioè non potete, sei qui che ti vendono la tua vita con quelle pulizie. Ridevamo con Yossi e mi dicevo, dai sposati, dicevo, perché almeno ti mando dal mio fioraio, mi dai 150 scelte. Sai quelli che ti dicono,
ti tirano dentro, ah, fai sta cosa qua, almeno io ti do questa, e loro si fanno magari 100 shekel, questo incastrato tutta la vita, per un euro, questo, cioè, le pastiglie che sai, le tirerà fuori dal corpo dopo 40 anni, e tutto questo perché questo è fatto un euro, due euro. Questi sono i dottori, non tutti, ma Dio è Rofenema. Dio non è che ti guarisce perché vuole che dici, guarda che dottore che è Dio, ma adesso ti faccio primario del fate bene fratelli, no? I dottori, guarda, si fotta arancia, allora, tutti i compiti da fare a casa, leggere si fotta arancia, la saggezza di Rabbi Nachman, numero 50. Ma cosa dice Rabbi Nachman? Dice, sono shluchim della morte, i messaggeri della morte. Ma dobbiamo farlo, ti dà il libero arbitrio, dove dai, devi farlo. Quello i dottori, come si dice, possono curare, però bisogna sapere, come dice Ramadvali è un dottore. No, il Ramadvali no, puoi fare mamash tutto tranquillo. Il Ramadvali scrive che la medicina è un'arte, non è una scienza. Ci sono molte volte, come si dice, che fai determinate cose che credi che funziona così, chi meglio di te me lo può spiegare, no? Ti dicono i dottori, no, fai questo qua, non è giusto. No, questo qua, no, fai così. Ogni volta ti rimbambiscono, ma non lo sanno al 100%. Ma quelli che mi hanno dato da prendere, quando non sta, c'è il mal di testa, cioè, quello è, trovano un rap e dice una cosa, che vanno contro, che la Valgan, bisogna sempre cercare di andare dallo tzaddik, o chi è collegato con lo tzaddik, lo studiamo la prossima settimana, è la roba più importante, non bruciare il tempo in questo mondo, perché quello è lavoro avvicinarti al vero tzaddik. Ti devi avvicinare, devi cercare, far di tutto per arrivare al vero tzaddik. Se no una persona ti può bruciare gli anni in questa terra. Non dobbiamo cercare il rav più famoso, il rav più bello, il rav più... Dobbiamo trovare quello che ti dà il nekudat emet, che sveglia la tua vera verità dentro di te. Ognuno ce l'ha. Bisogna tacere, lo vediamo la prossima settimana. Ci vogliamo ricordare. Andiamo a fare la vita. Azzacco Baruch. 10 minuti.